per la discussione di questa proposta di mozione aperta. Chi chiede di intervenire? Consigliere Vignani. Grazie Presidente. Allora, io volevo utilizzare questo che sembra essere, almeno secondo il mio punto di vista, una specie di preziosa faccenda, che trae origine da una storia che è sempre stata comune al comune di Misano, un stile di parole, purtroppo mi si passi. Allora, io ricordo che sono arrivato qua nel 74 e c'era il piano di fabbricazione, una strada parallela all'autostrada. Sono susseguiti vari strumenti urbanistici fino ad oggi e la strada è sempre stata prevista da tutta la circolazione in aderenza all'autostrada. Allora arrivano dei progetti a Cacciuli, la prima volta addirittura sono prevista per passare vicino questo municipio. Poi si è arrivati alla seconda fase che arrivava a livello di Napoli. Tutto questo mi sembra che già faccia risalire alla considerazione del poco peso che il comune di Misano di Alto può tanti inferiori comuni di limitrofi e quindi chiaramente fanno scritturno o praticamente si trovano in imbarazzo, ma anche mi sembra anche un certo scarso peso politico dovuto anche all'incapacità degli amministratori che a suo tempo hanno gestito questo processo. E questo è soltanto una piccola premessa storica, ma veniamo al caso nostro, a questa variante alla strada di Sensi. Si comincia nel 2005 di risulta, dove a un certo momento abbiamo un progetto che arriva fino al via del Carro e si dice allora proseguiamo oltre per superare quella via, che quello sostanzialmente la prima tranche un progetto che dovevamo fare con la sessione che poi sappiamo mi dato per motivi di espropri, eravamo fatto anche abbandonato, cerchiamo di superare il problema. Allora, con un piano regolatore che si prevede che si possa procedere all'autostrada, succede che si dà l'incarico di uno studio di fattibilità finanziato dalla regione, dalla provincia, ma anche dai comuni di San Giovanni, Misano e Cattoliche, per uno studio di fattibilità di un certo intervento. E vengono fuori 5 proposte, 2 sono solo, praticamente una passa la prima, in aderenza al fiume Conca, e poi attraverso una cattolica, altre 2 passano una aderenza al Montalbano, così 2 gallerie passano solo, e la terza che va fino a Casella d'autostrada, anzi va fino a Protocolia di Cattolica, che dopo si sarebbe all'autostrada. Bene, arrivano a queste 3 proposte, succede che viene fuori un incontro dei sindaci. E il nostro sindaco, leggo testualmente la parola, dice: se non c'è il verbale troppo che hanno, si deduce tranquillamente. Faccio seguito all'incontro del 16 marzo 2006 per confermare la decisione assunta e quindi definire gli aspetti operativi per il proseguo dei lavori. Quindi ammette che il 16 marzo 2006 è avvenuto un incontro. Premetto che ancora una volta, dando il proprio assenso allo studio della soluzione 1A che corre interamente nel nostro territorio, il Comune di Misano ha dimostrato senso di responsabilità per contribuire a risolvere un problema sul quale è stato accumulato grande ritardo. Ribadisco, come già detto, il citato incontro, la suddetta disponibilità comunque, che esclude qualsiasi tipo di discussione per la soluzione sulla via del Carro. Qui siamo arrivati nel 2006. In questa situazione qua. A questo punto, si dà un ulteriore studio in commissione di fattibilità su quella soluzione. Quindi il Comune di Misano Adriatico si è espresso in primo luogo perché ha accettato questa soluzione e in secondo luogo perché ha acquistato ulteriormente lo studio di questa opportunità. Ed è venuto fuori uno studio ancora diverso, dove questa strada che passava praticamente dentro il fiume Conca ad un certo momento viene deviata una volta verso Cattolica ed una volta verso le Casacce, diciamo così. Quindi il Comune di San Giovanni tranquillamente ne è uscito fuori, senza più bisogno di San Giovanni, l'hanno chiamato fuori noi, con la corretta del nostro sindaco. Quello dice, vabbè, io la prendo tutta nel mio comune, siete contenti, e questo è il problema. Allora, si procede ancora, praticamente arriviamo a questa, il nostro sindaco, a un certo punto arriva la richiesta di contributo.
tutti e disse, cioè, la sua storia dice, il nuovo trattato non corrisponde in sua risoluzione 1A e 1B discusso di sinistra di incontro il 16 marzo 2006, dice, e quindi tra le varie cose, a luce di quanto richiamato ed esposto, si ritiene che il nuovo trattato indicato nei termini sia inadeguato e quindi da abbandonare, e nel nostro tempo si chiede di procedere con gli studi di attività sulle altre proposte di cui è contenuta a partire dalle petizioni. Bene, a questo punto arriviamo al 2009, c'è un vuoto, per cui non c'è più nulla, praticamente come non c'è più. Nel 2009 il nostro sindaco sempre dice, il riferimento al progetto, il riferimento al progetto preliminare, il mio sindaco, sì. Allora, 12 marzo 2009, prima delle elezioni, con le testualmente la presentazione del progetto del programma elettorale, dice il nostro sindaco, il riferimento al progetto preliminare, cui è concetto, questo che la scrive al Ferdinando Fabri, Alberto Rossini e Lello Russo, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS in data 17-12-2008, di cui è stato possibile vedere alcuni stralci nell'assemblea pubblica del 18 febbraio dell'anno scorso, quindi l'ha visto lui, il 18 febbraio del 2009, dice per la prima volta. Dice, in detta presidente per fare il punto sulla grande attività, e dice, chiedo comunque la convocazione di un tavolo perché il progetto non mi sta bene, noi lo vogliamo parallelamente all'autostrada. Questo era un po' stato un pochino tentenato, prende davvero bene l'idea. Nell'accoglimento delle osservazioni invece, quelle che sono fatte adesso, dice, in particolare in dato 10-11-2008 è stato illustrato agli enti interessati presso la sede della provincia di Rimini, il nuovo progetto preliminare unitario della variante strada statale 16 con l'evidenziazione di tutte le opere di interconnessione e con l'ampliamento della 14 e le rispettive competenze realizzative. In tale sede i comuni hanno condiviso il tracciato proposto e avanzato alcune puntuali osservazioni che in parte sono state successivamente recepite nella presentazione definitiva. Se il metodo di essere tracciato, così si è fatto uno studio. Si precisa infine che la continuazione della nuova infrastruttura contenuta nel progetto preliminare è stata inserita anche nel PTCP vigente approvato nel 2008. Questo può essere verificato. Come è possibile notare, dunque, l'intervento in oggetto è stato ampiamente discusso e condiviso con il territorio locale, visto le numerose fasi di concertazione al quale è stato sottoposto. Allora, visto questa parentesi storica che abbiamo in qualche modo analizzato, si capisce che l'intervento e questa mobilitazione che è stata fatta ultimamente doveva essere fatta prima, doveva essere fatta quando l'ANAS studiava il progetto preliminare, come diceva prima il consigliere Ronchi, come ha fatto il comune di Rimini, che si è attivato per salvaguardare i comparti, si è attivato per far valutare il progetto preliminare, certe cose, perché era definitivo, è arrivato ben poco. E allora, invece qui, quando si è pubblicizzato il tutto, eravamo già arrivati al progetto definitivo dell'ANAS, il progetto definitivo per presentare ai comuni ai fini della valutazione dell'impatto ambientale. Significa, tradotto in termini tecnici, io faccio un progetto, il progetto mi sembra che vada bene, faccio vedere, sento lo sviluppo dei comuni, in merito all'inserimento del progetto in un contesto territorio. Questo chiaramente è tardivo, non consente più di modificare il tragitto, lo modifichi solo parzialmente, significherebbe tuttavia anni e anni di studi, di impegni presi, e impegni presi nell'azione comunale di Misano e di farlo passare al territorio di Misano, punto e basta, questo è il problema. Quindi la difficoltà non è che viene fuori adesso, era già venuta fuori all'epoca, era stata già abbassata la guardia ed era stato fatto quello che si doveva fare praticamente. Adesso quello che invece oggi si potrebbe fare, secondo me, e si poteva fare, in riparto di osservazione, ed era attinente all'impatto ambientale. Il problema è che credo che chi
difficilmente riusciamo a spostare la storia di quel percorso lì, anche se tutti sarebbero concordi che sarebbe una soluzione migliore. Chi non è concordo, penso che siamo pochi. Il problema è che potevamo chiedere delle migliorie, se non altro, tipo, per fare un esempio così adesso in primo impatto, fare in modo che sia tutta interrata da una parte che interessa dall'autostrada fino ad arrivare alla sua confluenza sulla via statale esistente, ad esempio. Però il Comune non ha potuto chiedere, forse non è che non ha voluto, ma ha potuto chiedere, perché purtroppo nel programma della strada di questa maggioranza era scritto che la strada deve andare dritto peccato l'autostrada, e evidentemente non puoi smentire il giorno dopo dire va bene, però possiamo fare anche in altro modo, perché probabilmente la gente si sarebbe ribellata. Ecco, in questa situazione praticamente ci troviamo adesso ad avere un progetto definitivo con una valutazione ambientale che è stata già di fatto esaminata ed è detto che in effetti non succederà niente, piccole modifiche possono venire fuori. Ecco, se siamo bravi, forse riusciremo a portare a fare qualche migliore sul tragitto. Questa è la mia personale opinione. Buona distribuzione di tutte le cose. Grazie a lei, io ritengo questo suo intervento l'intervento principale del suo gruppo.